In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Walter Zucchinelli. Ciao Walter. Ciao, buon pomeriggio. Thompson Creek, il segreto, questo è un giallo che tu scrivi e soprattutto è il secondo volume. Esatto, sì. Primo uscito 4 anni fa, è stato un buon romanzo. Il seguito, questo, 4 anni dopo, comprende nella prima parte, te lo dico già subito, il riepilogo della parte precedente, perché 4 anni erano un pochino troppo per riallacciare il primo, ok, il secondo. Quindi troverete nella prima parte il riepilogo della prima e poi il proseguimento con la seconda parte. E per questo insomma parliamo anche un attimino della prima. Tanto per cominciare, Thompson Creek è un luogo reale, proprio esistente in America. Esatto, sì, è una miniera in realtà, ambientata, una miniera ubicata nel New Jersey, quindi un romanzo ambientato in America, nella quale il protagonista Jack Stenter, durante uno scavo, ha trovato un corpo di una datazione molto molto indietro nel tempo, al punto da far pensare non essere umano. La storia parte da lì. La prima parte arriva fino all'occultamento del cadavere da parte della CIA, alcuni fatti che accadono con i protagonisti. La seconda parte con la fuga del protagonista più la sua segretaria ed una giornalista, una certa Anne, verso un'isola delle Bermude. Questa è la seconda parte e il romanzo si interromperà lì. Anche perché viene insomma in qualche modo occultato questo cadavere, perché non si è certi che sia di un essere umano? Assolutamente no, inizialmente, dopo però risulta essere avente del DNA umano in realtà, ma del futuro. Quindi il cuore del racconto sta proprio in questo, che questo corpo in realtà è un essere umano del futuro, esattamente di 3 secoli più avanti nel futuro, dove l'umanità del perché futuro un DNA più evoluto ha trovato la possibilità tramite dei wormhole, buchi spazio-temporali, di viaggiare nel passato. Questo era un clone mandato nel passato, che è quello che hanno trovato loro, e qui è proprio il segreto riposto nella base dove poi andranno a finire i protagonisti e le Bermuda. Anche perché tu mi dicevi, un'altra cosa che ti ha ispirato in qualche modo è il fatto che tu abbia dei dubbi anche su quello che è l'inizio della Terra, no? Quando, sì, quando realmente, quanti migliaia di anni fa è iniziata la Terra? La nascita della Terra. La Terra, il Sistema Solare, la Terra in particolare, hanno circa 5 miliardi di anni. Sappiamo che da 4 miliardi di anni e mezzo già solidificata, quindi già con gli oceani, già con un'atmosfera anche se differente da quella odierna. La domanda è possibile che in 4 miliardi e mezzo di anni l'evoluzione non abbia prodotto altro che l'uomo? Mm-hmm. Questo è il grosso punto interrogativo. Io personalmente sono convinto di no, anche perché ritornando a 700-800 mila anni fa, un miliardo di anni fa, ultimo periodo nel quale si può vedere dei reperti anche a livello topografico, geologico, da lì in poi non si può sapere più niente in realtà, perché non esiste più la stessa crosta terrestre di 2-3 miliardi di anni fa, non esiste più. Quindi che cosa è accaduto in quel lasso di tempo nessuno lo sa. Certo, quindi non possiamo sapere se in realtà c'è stato qualcosa prima. Possono essere state sicuramente altre forme di vita che abbiano avuto un percorso evolutivo e che poi abbiano cessato lo stesso, come capiterà per l'uomo in realtà. Questa è la mia convinzione. Quindi il romanzo parte da queste letture. Ecco, Thompson Creek, dicevamo prima, è un luogo reale che è in America, perché tu sei un po' appassionato di questi luoghi, sì, perché li hai vissuti diverse volte in passato, diverse volte a Washington, California, ho girato l'America, mi ha sempre appassionato l'America e quindi ho preferito e mi è piaciuto ambientare questo romanzo là. In particolare questo è ambientato tra New York, Washington, il New Jersey e le isole Bermuda. Questo è l'ambito nel quale si muovono i nostri protagonisti.
per l'appunto perché si parlava, tu hai detto, le isole Bermuda e del resto tanti misteri che si celano dietro questo romanzo. In realtà ti posso dire, il mistero del triangolo delle Bermuda, molto ben conosciuto anche per l'opinione pubblica, era addirittura stato già sentito e segnalato addirittura da Cristoforo Colombo. Mm-hmm. Quando è andato, secondo lui, a scoprire le Indie, e noi sappiamo l'America. Che invece, scoprendo l'America, nel suo diario di bordo, passando per queste isole che comunque non erano ancora state scoperte, okay, ma passando in quell'area dove è compreso nel triangolo anche la punta dell'isola Bermuda, addirittura nel suo diario segnala delle anomalie, segnala che la bussola aveva delle inclinazioni strane la sera e la mattina dopo aveva l'inclinazione esattamente opposta, prima a nord-est e poi a nord-ovest. Quindi in realtà anche Cristoforo Colombo nel 1492 aveva già scritto in merito a questi misteri. Nel romanzo questa area qua, dove ci sono le isole Bermude, io la identifico come un'area dove potrebbe esistere uno spazio, un wormhole, cioè praticamente un buco spazio-temporale che possa collegare questa realtà con altre realtà, in questo caso specifico con l'umanità del futuro. Cioè l'umanità nel futuro è riuscita ad arrivare a una tecnologia talmente elevata da creare dei buchi spazio-temporali con i quali viaggiare nello spazio-tempo, dove non è il razzo vettore che percorre la strada, ma è lo spazio stesso che si contrae. Quindi viaggiare da una stella ad un'altra è un fatto istantaneo, in quanto è lo spazio che si restringe e si contrae. Quindi ti trovi direttamente là. Hai fatto molte ricerche prima di arrivare a scrivere questi libri? Sì, io sono sempre stato appassionato di astronomia, quindi ho letto parecchio, conosco la dinamica di una stella, quindi la vita, la nascita, la vita e la morte di una stella, ho una buona idea di che cosa possa essere a grandi linee l'universo, anche se sto dicendo una cosa grossa perché in realtà non è così semplice. Sono convinto sicuramente che esistano altre vite, altre forme di vita, questo è fuori dubbio, e sono convinto che questa nostra sia semplicemente uno status, cioè una forma fattuale di energia. Io penso che la cosa dominante nell'universo sia l'energia, che assumendo varie forme, nel nostro caso ha assunto la nostra. Quindi noi non moriremo, ma diventeremo sicuramente, come eravamo prima, energia ancora. Nel libro, per l'appunto, il nostro protagonista è un ricercatore. Ti rappresenta in qualche modo, perché anche tu sei un ricercatore, un curioso. Il protagonista ha delle caratteristiche che sono un po' miglietipiche, e quindi che sono la capacità di essere solo, nel senso una persona poco avvezza a troppe frequentazioni, una persona sicuramente curiosa. È una persona che cerca di elaborare delle risposte alle classiche domande della vita: chi siamo, da dove veniamo e dove andremo. Ecco, in questo sì, sicuramente sono vicino al protagonista. A chi vogliamo rivolgere questo libro? Questo libro, a differenza del precedente, è rivolto ai miei genitori, se per rivolto intendi a chi è dedicato. Sì, anche, naturalmente. Io e mia mamma. E volevo aggiungere, è come se foste qui con me, ma mi sembrava un po' troppo forte, quindi è dedicato a mio padre e mia madre, questa è la verità. Grazie mille Walter Zucchinelli, ci rivedremo sicuramente presto e chissà, perché no, magari per un terzo volume. Thompson Creek, il segreto.